Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi Salerno. Apriamo con la cronaca. Il cadavere di un neonato è stato ritrovato in una valigia a Vallo della Lucania. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri nell'abitazione di una donna straniera di 30 anni. La donna si era presentata presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con un'emorragia in corso, facendo insospettire il personale medico che ha prontamente avvertito i militari. Macabra scoperta questa mattina da parte dei militari della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Annarita D'Ambrosio, presso l'abitazione di una donna moldava. Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto dai carabinieri, il corpo di un neonato è stato ritrovato senza vita all'interno di una valigia. A far scattare l'allarme i sanitari del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania, dove la donna si è recata questa notte per una forte emorragia. I medici si sono subito resi conto che si trattasse di complicazioni postparto e da qui la denuncia ai carabinieri, che si sono recati immediatamente presso l'abitazione della donna residente nella cittadina vallese. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, sono in corso le indagini per capire se il bimbo è nato morto o sia stato adagiato nella valigia senza vita dopo la nascita. La donna al momento è in stato di fermo, il bimbo si trova presso l'obitorio del presidio vallese in attesa dell'autopsia che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Gli agenti della Polizia di Stato di Cavaddetti e Reni hanno deferito in stato di libertà l'autorità giudiziaria un uomo di 55 anni, originario del comune Metelliano, poiché alla guida della sua vettura, dopo aver provocato un incidente stradale nel quale era rimasto incastrato nell'abitacolo il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ometteva di prestare soccorso alla persona ferita e si dava alla fuga. L'episodio si è verificato lo scorso fine settimana sul viadotto Alfonso Gatto di Salerno intorno alle 7 del mattino. Per la persona è stata accusata di omissione di soccorso ed è scattato anche il ritiro della patente di guida. Per 15 giorni, dal 7 al 22 di ottobre, si annunciano disagi sull'autostrada Salerno-Napoli. La messa in sicurezza della galleria Castello renderà necessaria la chiusura della carreggiata nord. Vediamo. Si annunciano disagi e problemi per gli automobilisti salernitani e non solo in vista della chiusura dello svincolo autostradale di Salerno via Gatto sull'autostrada Salerno-Napoli a partire dal 7 ottobre. Ad annunciarlo è stato direttamente l'ANAS per rendere possibili i lavori di manutenzione, si legge nel comunicato, straordinaria nei pressi della galleria Castello lungo la carreggiata nord. 500 metri che dovranno essere messi in sicurezza e riammodernati secondo un cronoprogramma di lavori che prevede due fasi. Una di queste è proprio quella che renderà necessaria la chiusura della carreggiata nord 24 ore su 24 per 15 giorni. Come ingresso alternativo gli automobilisti dovranno servirsi dello svincolo di Vietri sul Mare. A regolamentare la chiusura del tratto è un'ordinanza dell'impresa che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. L'ordinanza entrerà in vigore a partire da lunedì 7 ottobre e sarà valida per 15 giorni, quindi fino al 22 ottobre. La chiusura si aggiunge purtroppo ad altri cantieri che stanno già provocando disagi sull'autostrada Salerno-Napoli, per la quale meno di una settimana fa in prefettura ci fu un'apposita riunione al termine della quale fu sottoscritta un'intesa con l'obiettivo di limitare i disagi ai centri, obbligando i TIR ad utilizzare lo svincolo più vicino alla zona di carico e scarico delle merci per evitare che i mezzi pesanti attraversino i centri urbani al fine di evitare le code. E intanto proprio da ieri è scattata l'ordinanza anti-TIR proprio sul tratto autostradale di Cava dei Terreni. È entrata ufficialmente in vigore dal 1 ottobre l'ordinanza che disciplina il passaggio dei mezzi pesanti sul territorio comunale di Cava dei Terreni. Infatti, dopo la sottoscrizione di un'intesa avvenuta in prefettura la scorsa settimana per elaborare un percorso congiunto con tutti i sindaci del territorio, l'amministrazione comunale di Cava dei Terreni ha emesso un'apposita ordinanza con la quale viene istituito il divieto di circolazione e di uscita degli autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate dal casello autostradale A3
che si devono recare sul lato nord di Cava dei Tirreni in direzione Nocera Inferiore. È consentita la circolazione e l'uscita dal casello di Viale Riccardo Romano soltanto ai veicoli che hanno origine e destinazione nel quadrante di competenza del comune di Cava dei Tirreni, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci trasportate. Nello specifico, i confini del quadrante sono a nord Corso Matteotti di Nocera Superiore e ad est la strada ferrata. Infatti, il territorio dell'agro nocerino sarnese, Cava dei Tirreni e la Valle dell'Irno è stato suddiviso in quadranti e, in collaborazione con le sigle datoriali e sindacali del settore autotrasporto, si è deciso di obbligare i mezzi pesanti a servirsi dello svincolo più vicino all'area di carico e scarico delle merci, evitando così la viabilità ordinaria. Resta però il problema del tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni della 3, interdetta ai mezzi pesanti per lavori in corso al viadotto, per i quali si solleciterà Ministero delle Infrastrutture e SAM al fine di velocizzare la riapertura. Il tema di fondo è che noi abbiamo questo carico di mezzi pesanti che attraversano la nostra città per andare a prendere l'autostrada. Lo fanno quelli che arrivano da Salerno attraverso il porto, ma abbiamo non soltanto un carico di attraversamento, quindi non vengono solo di passaggio, ma vengono perché devono venire a Cava per lavoro, e noi dobbiamo fare attenzione a quelle che sono le esigenze anche delle imprese. Quindi queste cose richiedono l'approccio tecnico e serio, che è quello appunto che abbiamo fatto in prefettura, con una divisione del territorio per cui le associazioni di autotrasportatori sanno in relazione a dove devono andare quale casello autostradale devono utilizzare. Ovviamente su questo c'è poi un problema specifico che ci riguarda, che è quello del persistente divieto, e quindi uscita obbligatoria a Cava dei Tirreni, di attraversare il famoso ponte, che è oggetto di studio e di valutazione nell'ambito delle indagini su tutti i ponti e su tutte le strade, i viadotti che sono state decise dal Ministero delle Infrastrutture nel nostro paese dopo il crollo del ponte di Genova. Il carico su Cava sta diventando veramente troppo pesante. Torniamo in città. La polizia di Salerno ha intensificato nell'ultimo fine settimana i controlli amministrativi ai locali della Movida. Musica senza avere licenza, irregolarità nel servizio di sicurezza, come l'utilizzo di addetti privi di requisiti necessari, o nel caso di una persona trovata in un locale della zona industriale, già revocati dai registri prefettizi per abuso dell'autorizzazione. Queste le principali contestazioni della questura, che ha elevato una serie di multe. E siamo sempre a Salerno, parliamo di politica. Forza Italia chiede che la Commissione Trasparenza ascolti il consigliere comunale Peppe Ventura, che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale avrebbe denunciato una truffa dei lavoratori con doppie presenze nelle stesse ore. È rivolto al presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno l'invito provocazione che parte dai banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale a Salerno, dove siedono Roberto Celano e Ciro Russomando. Ad Antonio Cammarota i due rappresentanti di Forza Italia hanno chiesto di ascoltare in Commissione il consigliere comunale Peppe Ventura, che nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale ha fatto delle dichiarazioni molto gravi sulla condotta di alcune cooperative che gestiscono servizi per il Comune di Salerno. In particolare, si legge nel comunicato a firma dei due consiglieri azzurri, il collega Ventura ha evidenziato che alcuni dipendenti di cooperative risulterebbero in servizio contestualmente negli stessi orari sia per la manutenzione di strade che per i servizi di gestione dei parchi. Si tratterebbe, se la denuncia fosse fondata, di una vera e propria truffa ai danni di una comunità già tartassata dai tributi più alti d'Italia, scrivono Celano e Russomando, pur dovendo condividere con condizioni di degrado non più tollerabili. La dichiarazione di Peppe Ventura merita dunque approfondimento da parte della Commissione Trasparenza, alla quale si chiede di convocare un'apposita seduta per ascoltare Ventura, i dirigenti e gli assessori interessati sulla vicenda. E il caso Ventura non è certamente la sola fibrillazione, consigliere di maggioranza del Consiglio Comunale, non è la sola fibrillazione
politica che si registra. Alleati al governo, PD e Movimento 5 Stelle continuano a fare scintille invece in consiglio regionale. Attacco dei grillini a Piero De Luca. Alleati sì, alleati no. C'è tormento e fibrillazione nei partiti politici che hanno espresso sostegno, dovrebbero esprimerlo nei confronti del sistema De Luca che dal comune di Salerno alla regione Campania è ormai in campagna elettorale per le regionali 2020. Così, se sorprende la decisione della Lega di sostenere in consiglio comunale nell'ultima seduta le posizioni della maggioranza contro il difensore civico, non stupisce la presa di posizione e la dura denuncia di Peppe Ventura, di quei Verdi, di quel Michele Ragusta che da mesi sbatte i piedi e prende le distanze da De Luca pur lasciando in giunta il suo assessore Maria Rita Giordano. Le fibrillazioni politiche che attraversano il Consiglio Comunale di Salerno arrivano fino a quello regionale della Campania, dove l'alleanza governativa tra Grillini e il PD non scalfisce l'attenzione del Movimento 5 Stelle. L'ultimo duro attacco è quello che riguarda il figlio del governatore, il parlamentare Piero De Luca, testimonial per l'inaugurazione di un master universitario promosso dalla regione per il consigliere dei 5 Stelle Cammarano, uno spot elettorale girato in famiglia. All'azienda Impros è successo che hanno fatto campagna elettorale con una struttura regionale mandando Piero De Luca, che tra l'altro è stato eletto nel collegio di Caserta, che non ha nulla a che vedere con la materia in questione. Ed è strano ed è anche scandaloso che non vi sia stato lì nessun rappresentante istituzionale della Regione Campania, tra l'altro della Commissione Agricoltura, a presentare quel corso, mentre invece De Luca ha cominciato a fare campagna elettorale già da ora mandando il figlio a farsi l'osso presso un'azienda regionale. Questo è scandaloso. E dalla regione intanto arriva una buona notizia: garantite di nuovo le prestazioni in convenzione con il sistema sanitario. Sono ripartite ufficialmente ieri le prestazioni di specialistica ambulatoriale in convenzione con la sanità privata accreditata, dopo un mese e mezzo di stop per esami diagnostici e visite specialistiche varie a causa dell'esaurimento, già da agosto, dei tetti di spesa trimestrali, ovvero le risorse da dare al privato accreditato per il periodo luglio-agosto-settembre. Una notizia, quella della ripresa attesa da oltre 100.000 over 65 che vivono con una pensione al di sotto di 800 euro al mese. I laboratori sono stati presi d'assalto da anziani ed esenti. Dallo stop ad oggi, infatti, gli utenti hanno dovuto pagare di tasca propria l'intero importo della prestazione sanitaria richiesta o in alternativa farsi inserire nelle liste d'attesa dai tempi biblici delle strutture pubbliche, oppure l'altra triste scelta era di rinunciare alle cure in attesa che fossero spendibili le impegnative, e così è stato per molti che hanno dovuto aspettare la ripresa delle prestazioni in convenzione per curarsi. Sono in tanti quelli che a risorse esaurite decidono di rimandare gli esami e le visite. Ad essere colpiti, e manco a dirlo, sono le fasce più deboli, impossibilitate a pagare l'intero importo delle prestazioni necessarie. Per queste persone il blocco puntuale ogni 3 mesi è un vero problema. Per ogni trimestre di quest'anno è stato rispettato il trend dello stop un mese prima della naturale scadenza, da imputare alla nuova programmazione trimestrale che ha mandato in tilt il sistema, e ora si teme un nuovo stop anticipato per il prossimo trimestre, già a novembre. Ci spostiamo a nord della provincia, Nocera Inferiore, a Proda, al cospetto del sindaco, la protesta per il mercatino rionale di via Balbo. La questione mercatino rionale di via Balbo a Nocera Inferiore sarà affrontata domani mattina alle 10.30. Il sindaco Manlio Torquato incontrerà una delegazione dei residenti che lunedì scorso hanno bloccato il trasferimento dell'attività mercatale dal trincerone di via Matteotti. Saranno 4 le persone che saliranno al municipio per spiegare le loro ragioni, in particolare lo smog che si produrrebbe in via Quasimodo, dove verrebbe deviato il traffico di via Balbo. Ma l'amministrazione comunale ha preparato le contromisure modificando la viabilità. Le automobili non potranno transitare sia su via Balbo che su via Quasimodo durante l'orario dell'attività commerciale, in pratica dalle 8 alle 14. Potranno transitare soltanto i residenti. Insomma, diventerà area a traffico limitato. Per ovviare ci saranno delle alternative, con delle novità sui sensi di marcia. Cambieranno su via Matteotti, via Citarella e via Siniscalchi. Nelle prossime ore dovrebbe essere firmata l'ordinanza dal comando della Polizia Locale, provvedimento valutato insieme all'assessore Annarita Pagliara.
L'assessore al commercio, Antonio Franza, ha invece ottenuto dai commercianti la disponibilità a montare le loro bancarelle alle 8 per evitare rumori molesti a prima mattina. Si è mossa anche la prefettura di Salerno dopo la lettera di diffida dell'ANVA, l'associazione sindacale degli ambulanti, inviata all'amministrazione comunale in cui si ipotizza l'abuso di potere. Gli uffici della prefettura avrebbero chiesto al sindaco quali provvedimenti intende adottare per superare le difficoltà emerse dal trasferimento del mercato rionale. Ben ritrovati la seconda parte dell'informazione di TV Oggi Salerno. L'invasione di cinghiali nel Vallo di Diano ha creato caos e scompiglio e adesso l'allarme è anche per le persone nei comuni a sud della provincia di Salerno. Il tema cinghiali sempre più di attualità. Agli ultimi casi che hanno portato il sindaco di San Vittorio Esposito, il sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo, a chiedere interventi urgenti a tutela delle comunità rappresentate, visti gli ingenti danni alle coltivazioni, si aggiungono ora preoccupazioni anche per l'incolumità delle persone stesse. Negli ultimi giorni due diversi casi hanno spaventato e non poco i cittadini valdianesi. Il primo caso, che è stato anche il più pericoloso, si è verificato a Sala Consina la notte di domenica 29 settembre, quando tantissimi cittadini si stavano recando sul Monte Balzata, partendo dalla città, per la processione di discesa del santo patrono San Michele Arcangelo. Secondo quanto raccontato dagli sfortunati protagonisti, pare che durante il loro tragitto a piedi verso il monte, seguendo l'antica tradizione, un padre con suo figlio di 9 anni, mentre stavano percorrendo il tratto nella parte bassa del monte tra località Cappuccini e la chiesa della Madonna del Loreto, sono stati raggiunti da un branco di cinghiali, circa una ventina. Fortunatamente l'uomo, resosi conto dell'arrivo del gran numero di cinghiali, è stato lesto a fermarsi, nascondendosi nel buio e senza fare movimenti o rumori che potessero segnalare la loro presenza agli ungulati, proteggendo il piccolo. Il branco era composto, oltre che da cinghiali adulti, anche da cuccioli. Ciò quindi poteva rivelarsi ancora più pericoloso per le persone che, qualora i cinghiali si fossero accorti della presenza, per difendere i piccoli potevano rivelarsi aggressivi. Bravissimo quindi l'uomo che è stato lesto nel riuscire ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate. I timori del 47enne peraltro erano rivolti anche ad un gruppo di ragazzi che camminava a poca distanza da loro, ma erano indietro nel tragitto, tra cui vi era anche l'altro figlio 15enne. Fortunatamente non è accaduto nulla, ma la paura e i timori sono stati altissimi per i malcapitati. La presenza di cinghiali nei pressi dei centri abitati si è rivelato un pericolo anche per un'altra donna di Teggiano che di rientro a casa nel centro storico teggianese, lungo la strada che da Piedimonte conduce al centro, ha notato la presenza di un grosso cinghiale sulla strada. Anche in questo caso la capacità di reazione ha evitato il peggio. La donna infatti con destrezza ha immediatamente spento i fari dell'auto e nel più assoluto silenzio e lentamente si è allontanata dal punto in cui era fermo l'ungulato e ha atteso che si allontanasse per poter far ritorno a casa. Fortunatamente anche in questo caso il tutto si è concluso con solo tanta paura. Restano e sono alti però i timori che la massiccia presenza di cinghiali sul territorio possano rivelarsi pericolosi oltre che per le coltivazioni anche per le persone. La pagina degli appuntamenti, curata da Barbara Albero. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Dora e la città perduta. Tra gli spettacoli alle ore 17.30, alle 19.30 e alle 21.30. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Al via dal 19 ottobre a Ponte Cagnano Faiano, una risata allunga la vita, la seconda edizione della rassegna di teatro comico organizzata dal Teatro San Paolo e dalla compagnia Nuova Edutipe. 8 gli appuntamenti in cartellone con la direzione artistica di Matteo Salsano. Al via la campagna abbonamenti. Andiamo. Ti divertirai, te lo prometto. Il meteo, lo spot e poi lo sport.
in collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1000 euro annui. E con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione, REC, OS, Super OS, OSA e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia e a Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Bentornati alla prima parte della pagina sportiva dedicata interamente alla Salernitana. Giampiero Ventura ritrova Sofyan Khin in vista del big match contro il Frosinone in programma domenica prossima allo stadio Arechi. Il trainer granata conta di chiudere nel miglior modo possibile questa primissima appendice del campionato cadetto, che vede i granata al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Empoli, magari conquistando i tre punti in un Arechi che fino a questo momento ha regalato tutti e tre i risultati: una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. C'è bisogno di dare una spallata probabilmente al Frosinone e lo farà con il solito 3-5-2. Vediamo. E adesso c'è da riconquistare l'Arechi, adesso c'è bisogno che il principe degli stadi torni ad essere il bunker di sempre, magari con una bella cornice di pubblico come solo Salerno sa fare. All'orizzonte la sfida con il Frosinone, ma anche la prossima sosta di campionato. Uno stop provvidenziale per Ventura, che sta facendo i conti con una rosa ridotta all'osso, falcidiata dagli infortuni e defezioni di vario genere. Dei sette assenti di Livorno, l'unico che torna disponibile domenica prossima è Sofyan Khin, che ha scontato il turno di squalifica. Tutti gli altri resteranno ancora una volta fermi ai box. Ieri Ertò e Billong hanno svolto fisioterapia, mentre Lombardi, Giallo e Akpak Pro hanno sostenuto una seduta atletica specifica. Ertò e Lombardi non sono mai stati a disposizione per le sei gare di campionato fin qui disputate, mentre Akpak si è fermato durante la ripresa del match di Cosenza ed ha saltato le ultime quattro partite. Sono fermi dai tempo ai box Mantovani e Billong, mentre Giallo è stato costretto a mordere il freno dopo il derby con il Benevento e non è stato a disposizione di Ventura per le ultime tre gare. Il tecnico granata sa che ci sarà da stringere i denti anche domenica in occasione del confronto con il Frosinone di Nesta. L'eroe di Berlino 2006 è sulla graticola e la sua panchina potrebbe saltare proprio a Salerno. Per la Salernitana sarà comunque un altro esame importante quello con il Frosinone. In casa i granata devono riuscire a raccogliere qualche punto in più. Finora, nelle tre partite interne disputate, la compagnia di Ventura ha vinto soltanto all'esordio, soltanto contro il Pescara, perdendo poi con il Benevento e pareggiando con il Chievo nel turno infrasettimanale. In attesa di recuperare gli infortunati, il trainer granata sta valutando anche i progressi di Gigek, che non ha ancora messo piede in campo, e di Cerci, che domenica invece potrebbe nuovamente essere chiamato in causa, magari nella ripresa. Dall'inizio invece toccherà ancora a Djuric, decisivo a Livorno, e a Giannetti, che non segna dalla gara d'esordio proprio con il Pescara. Khin tornerà nella posizione di esterno sinistro che ha sempre ricoperto finora. Dalla parte opposta Cicerelli con Ditacchio al centro ed il solito ballottaggio sulle mezzali. In difesa invece Ventura non cambierà nulla rispetto alle altre uscite, anche perché non ha alternative. Confermati davanti a Mikai, Caro e Jarosinski ai lati di Migliorini. E anche domenica prossima contro il Frosinone toccherà a lui stare lì in mezzo, i galloni di capitano per il giocatore più presente nell'ultima stagione ed anche oggi. Francesco Ditacchio ancora una volta si sta confermando una garanzia in mediana, sebbene non sia un playmaker naturale, l'ex irpino ha convinto tutti a suon di prestazioni maiuscole e sontuose. Vediamo la fotografia sul capitano. È uno dei pochi
pochissimi superstiti della passata stagione e quello che ha segnato il rigore della salvezza era ed è lo staccanovista Granata, da quest'anno anche con i galloni di capitano. Francesco Di Tacchio si è impossessato con merito anche della fascia che forse ha smesso di sballottare finalmente da un braccio all'altro, esattamente come è accaduto nelle ultime stagioni. Ma dietro alla consacrazione 2.0 dell'ex Avellino c'è molto di più. C'è una voglia matta di voler raggiungere un traguardo storico a Salerno e soprattutto c'è la fiducia che ha finalmente ricevuto in toto da parte del suo allenatore. Una crescita che ha evitato al centrocampista originario di Trani di dover salutare tutti nel corso dell'ultima estate, dopo appena un anno vissuto in Granata. Già, perché nonostante sia stato mascherato bene dall'ambiente, ad un tratto il pericolo che Di Tacchio potesse andare via aveva preso il sopravvento, per scelte esclusivamente tecniche, intendiamoci. Ora però tutto ciò è diventato soltanto un ricordo: prima la fascia, poi la solita maglia da titolare ed infine anche le vittorie, in mezzo i soliti chilometri macinati nella terra di mezzo, come sempre, come impone la vita di un mediano. A breve Di Tacchio si troverà di fronte alla concorrenza del polacco Žižek, tanto giovane quanto promettente e soprattutto desideroso di mostrare a tutti il suo talento. Ma la concorrenza non ha mai spaventato il capitano Granata, che proprio un anno fa si ritrovava a dover fare i conti con un'altra presenza ingombrante all'interno dello spogliatoio, quella di Davide Di Gennaro, che anche per altri motivi non riuscì poi mai di fatto a far sua la maglia da titolare. Impossibile vista l'importanza della presenza mediana di Di Tacchio, una conferma che arriva non solo dal responso del campo ma anche dai numeri, e che numeri, che migliorano di volta in volta. Certo, mancherà una regia illuminante da vero playmaker, cambi di gioco e passaggi filtranti che lascerebbero a bocca aperta chiunque, ma il lavoro sporco svolto dal numero 14 Granata è visibile comunque e a tutti. La conferma è arrivata anche a Livorno, bastano appena un paio di dati per provare a sintetizzare la sua prestazione: 44 passaggi completati su 49 palloni giocati e 5 duelli vinti. Solita amministrazione quindi per chi non sa cosa significhi staccare la spina. Mai, dopo 6 giornate del girone d'andata, di Tacchio è uno dei pochissimi calciatori di movimento di tutta la Serie B, 32 in totale, a non aver saltato neppure uno dei 540 minuti disputati fino a questo momento in campionato. Ma l'attuale rendimento si può tranquillamente considerare solo l'antipasto per chi nella scorsa stagione, fino all'83esimo minuto della 20esima giornata, doppio giallo rimediato al Barbera di Palermo, non lasciò neppure per un secondo il campo. La sfida dunque al suo recente passato può dirsi ufficialmente cominciata con la fascia di capitano sul braccio. Ancora sport, ancora calcio, la seconda parte dell'informazione dedicata allo sport. Parliamo ancora di calcio, campionato di terza serie, primo allenamento per il nuovo attaccante della Cavese, Salvatore Sandomenico, in vista della delicatissima trasferta alla San Nicola di Bari. I metelliani saranno orfani del loro trainer, perché Salvatore Campilongo, il tecnico della Cavese, è stato squalificato e appidato per un turno dal giudice sportivo. Salvatore Campilongo non sarà in panchina a Bari contro la compagine biancorossa. L'allenatore della Cavese è stato infatti squalificato per una giornata per comportamento non regolamentare in campo nel corso della partita che la sua squadra ha vinto per 2-0 sull'Avellino. Campilongo aveva praticamente esultato dopo il gol del 2-0 firmato da Dessi. A pochi minuti dalla fine sentiva che era vicinissimo il secondo successo della Cavese nella sua gestione. Pertanto, al netto di un ricorso da parte della società o dello stesso mister e di un eventuale accoglimento dello stesso, potrebbe essere solo Antonio Vanacore, che è il secondo di Campilongo, a dare indicazioni ai giocatori aquilotti in campo. Squalificato per una giornata anche Gennaro Pontone, il massaggiatore della Cavese, anch'egli per comportamento non regolamentare nel corso della partita con l'Avellino. E inoltre sono entrati in diffida ben 3 calciatori metelliani: il difensore Matino, il centrocampista Matera e l'attaccante Germinale. Tutti e 3 alla prossima ammonizione verrebbero squalificati per un turno. Dopo la partita Cavese-Avellino è stato invece squalificato come giocatore il centrale di difesa degli Irpini, Ijanes, per condotta violenta verso un avversario a gioco fermo. Ieri primo allenamento per l'attaccante della Cavese Salvatore Sandomenico al Simonetta Lamberti con i nuovi compagni di club. Il calciatore ha mostrato una condizione atletica già discreta, lo dimostra il fatto che ha già potuto essere impiegato in campo in occasione della partitella. Avrà comunque bisogno del tempo necessario per mettersi al passo con i compagni.
San Domenico potrà già rispondere all'eventuale convocazione in vista della gara di Bari, che si giocherà allo stadio San Nicola. Ricordiamo che la Cavese è in classifica a 8 punti dopo 7 partite di campionato giocate e non ha realizzato finora nemmeno un punto fuori casa. Il Bari invece ha 11 punti e insegue il primo successo al San Nicola. Ci spostiamo al campionato di pallamano femminile, prima trasferta stagionale per l'Aiomi PDO Salerno. Le campionesse d'Italia in carica saranno di scena sabato prossimo in Sardegna, più precisamente sul campo della matricola Nuoro, per il match valevole come terza giornata del campionato italiano di massima serie di pallamano femminile. Napoletano e compagne proveranno a dare continuità ai loro risultati, provando a battere casse, a battere bandiere a corsa Sara contro quella che è una matricola ancora ferma al palo come Nuoro. Bene, era questa l'ultima notizia di informazione sportiva, ma anche quella di cronaca. Ritorna alle prossime edizioni. La programmazione e il palinsesto TV Oggi proseguono con i nostri programmi. Noi vi ringraziamo per averci seguito e per averci preferito. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.